Ciao e benvenuto in questo nuovo video dedicato alla scoperta delle funzionalità di ExoCharts. Allora, come sempre, anche oggi ti farò un regalo. Ti regalerò esattamente questo template che vedi, un template impostato per analizzare i volumi a 4 ore. Quindi, bene o male, non perderai tempo ad impostare, il template perché ce l'avrai bello e pronto. Allora, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche per non perderti nessuna nuova pubblicazione. Inoltre, puoi avere accesso gratuito al canale pubblico Criptoverso su Telegram, il link in descrizione. Detto questo, oggi parliamo di open interest, net long, net short, il delta bar e il footprint bar statistics. Ok, allora andiamo per gradi. Iniziamo con il togliere i vari indicatori e partiamo con l'open interest. Va. Allora, cos'è l'open interest? L'open interest è la quantità di contratti derivati, in questo caso parliamo di future perché non è che ingloba anche le opzioni, in questo caso contratti derivati attribuibili al future, non ancora chiusi, quindi quanti contratti aperti ci sono sul mercato. Quindi con questo indicatore noi vediamo se tendono a mantenere le posizioni o a chiudere le posizioni. Naturalmente, all'interno di questa visione noi possiamo vedere il netto perché abbiamo una visione generalizzata, no? Di come, cioè, se mantengono le posizioni o non le mantengono per più o meno tempo. Bene, all'interno dell'open interest poi possiamo visionare per esempio i net long e i net short, cioè le posizioni nette long e le posizioni nette short. Pertanto, andando a comparare il net long col net short, naturalmente saranno speculari il più delle volte, riusciamo a capire l'open interest dove è sbilanciato, in questo caso a favore dei compratori. Quindi ci troviamo all'interno di un mercato toro perché abbiamo dei contratti che vengono mantenuti e vengono anche aperti contratti long. Quindi già abbiamo delle informazioni molto utili, in questo caso su 4 ore, ma la stessa cosa la possiamo fare sul giornaliero, sul settimanale, ti calcolerà naturalmente su quelle candele lì, l'open interest. Benissimo, ok, abbiamo visto, open interest, net long e net short molto velocemente, spiegati facili, si fa subito. Allora, passiamo al, delta bar. Allora, cos'è il delta? Già sappiamo, no? Il delta è la differenza tra due, in questo caso, compratori e venditori, bar sulla candela, quindi sulla barra. Bene, andiamo nelle impostazioni e vediamo che funzionalità ci dà. Innanzitutto ci dice che ce lo fa visionare graficamente, sia come cumulative volume delta, cioè ti va a cumulare questo delta, quindi avremo degli istogrammi, cioè avremo delle candele con un trend rialzista o ribassista, oppure lo posso visionare normalmente. Normalmente è così sulle candele, quindi abbiamo una linea dello zero, positive e negative, e questo è un tipo di rappresentazione grafica, voglio dire, ci dice le stesse cose. A me, io lo vedo cumulato perché ogni tanto vado a vedere se c'è qualche divergenza. Poi per le divergenze sul CPD in questo caso, dobbiamo, cioè non trattiamo questo argomento all'interno di questo video perché riguarda l'operatività. Riguardando l'operatività c'è bisogno di capire la logica sottostante per poter interpretare correttamente le divergenze sul CPD. Ok? In questo caso noi abbiamo il CPD delle candele cumulato, perché ho fleggato cumulato, e posso decidere di cumulare su tutta la data soltanto sul range visibile oppure della sessione di contrattazione, ovvero giornaliera.
la sessione giornaliera non è un bel vedere, però voglio dire, per chi trada intraday riesce a capire se all'interno di quella sessione impostata in questo modo la liquidità, o meglio, il delta è a favore dei compratori o dei venditori, quindi c'è più aggressività sulla domanda piuttosto che sull'acquisto. Ok? Questo possiamo capirlo da questo, con questa visualizzazione. Però se vogliamo magari vedere le divergenze, allora ci prendiamo il range visibile. Il range visibile parlo di quello che sto guardando sul grafico, infatti tolgo candele dal grafico, mi fa vedere di meno, ne metto di più, me ne fa vedere di più. Vi ricordo, per le divergenze l'unica accortezza: non prendete divergenze di mesi, perché sul CBD le divergenze vanno prese, o meglio, il CBD va analizzato su spezzoni ben definiti, quindi non prendiamoci divergenze di 3-4 su magari massimi di vari mesi fa, perché non ha senso farlo. Ecco. Allora, dicevo, ritornando a noi, facciamo un breve riepilogo. Lo posso vedere sulla sessione giornaliera, sul range visibile o full data, tutta la data. Ok, naturalmente sarà a discrezione nostra scegliere una di queste impostazioni. Bene, inoltre abbiamo detto che c'è la possibilità di piazzarlo overlay volendo, quindi posso fleggare, dov'è questo qua, qual era? Allora, detto, ah, c'è la funzione per le divergenze sulle candele, però non ne trovo grande utilità. Allora, ecco qua, l'overlay si fa così. Però se io lo metto sul grafico, comunque mi resta, togliamo questo, vedete, mi resta sto coso sotto che lo devo minimizzare. Però volendo si può fare overlay, come vi ho detto prima, in questo caso il CPD, perché è cumulato. Oppure, se non voglio vedere le candele, allora posso vedere la linea e posso mettere anche la linea, magari overlay, e tolgo le candele. Comunque è personalizzabile al massimo questo pannellino. Dai, si può fare veramente come meglio ci piace. Io lo metto a parte, mi trovo bene così, non mi piace troppo casino sul grafico, perché qua vado a vedere proprio la liquidità, quindi lo metto a parte. Benissimo, abbiamo detto tutto sul delta bar. Adesso il footprint bar statistics, che è un pannellino importantissimo, e così come l'ho impostato io abbiamo dei parametri, oltre che numerici, anche colorimetrici. Infatti il primo parametro è il volume. Quindi possiamo vedere che su ogni candela più i volumi sono alti e più me lo segnala con un blu acceso. Inoltre all'interno riesco a vedere anche la quantità di volumi scambiati all'interno della candela, quindi 4,53 bilioni, 1 bilione e 78. Naturalmente questi valori sono riferiti all'exchange che stiamo analizzando, nel fatto di specie Binance. Stasera ho utilizzato Binance perché negli ultimi giorni stanno facendo manutenzione al flusso dati di FTX, quindi ci sono un po' di gap, e allora ho preso Binance stasera per farvi questo video. Allora, dicevo, abbiamo i volumi, al di sotto dei volumi abbiamo il delta. Anche qui possiamo vedere un delta, ne ho due, poi vi dico perché. Ho due delta, anche qui abbiamo la colorimetria, andiamo direttamente sul pannello e ti faccio vedere come impostare queste cose. Vai sul volume, dicevo il delta, abbiamo due delta, uno sulla candela, quindi in formula proprio matematica sappiamo quanto ha prevalso all'interno della candela il compratore, in questo caso perché è verde, e è a quanto ammonta quel delta, in questo caso 331 milioni per la candela precedente. Poi sotto 7%. Perché 7%? Perché voglio vederlo in formula percentuale, quindi mi fa vedere rispetto ai venditori, il compratore, sì, 331 milioni, però sti 331 milioni corrispondono al 7% di delta. Quindi è un parametro comunque da tenere in considerazione. A me piace, l'ho messo perché lo guardo.
Bene, oltre a questo parametro andiamo a zoomare ulteriormente, abbiamo il CVD. Il CVD è quello che abbiamo visto prima, no? Il delta bar però come CVD, ecco, con le candele esattamente così, però anziché farmele vedere con le candele, mi fa vedere i numeri, ok? Mi fa vedere proprio il valore numerico. Benissimo, qua possiamo notare che anche qui c'è una colorimetria, vedete? Gialla per il ribasso, blu per il rialzo. Vedete la colorimetria sullo storico? Bene, io come lo interpreto questo parametro? Beh, a parte quando il colore è molto forte, significa che c'è una forte aggressività da parte dell'una o l'altra controparte, no? Cioè dalle due parti. Inoltre vedo se il valore è crescente o decrescente sopra o sotto lo zero, quindi se è crescente sopra lo zero, se è decrescente sopra lo zero, oppure decrescente da sotto lo zero, o crescente da valori più bassi verso lo zero, praticamente. Quindi lo interpreto in questo modo. Un altro parametro che ho voluto inserire, che mi è molto utile per la mia attività intraday, è l'ILO. Praticamente che ti dice? Ti dice quella candela quanto ha oscillato. Naturalmente per le da minimo a massimo quanto ha oscillato, cioè l'oscillazione di prezzo di quella candela minimo massimo. Bene, nel momento in cui io faccio magari un po' di scalping, mi è utile sapere quanto ha oscillato quella candela, perché magari cioè quanto è stata l'oscillazione di prezzo della candela precedente, perché se voglio andare, che ne so, a fare un po' di scalp a ribasso, allora divido per 3 per 6 quella candela e mi faccio i miei take profit, no? Poi vado a vedere anche sui volumi qua e cerco di avere un valore di riferimento su una candela, no? Se io so che una candela ha oscillato 1000 dollari, allora me la divido, che ne so, per 5, per 10, e allora mi faccio dalla metà in su vari take profit, no? Mi prendo 5 take profit se voglio fare un po' di short altamente speculativo. Bene, oltre all'ILO abbiamo il contatore di trade. Zoomiamo per avere la visione. Qua purtroppo non lo posso ingrandire il pannellino perché è standard, però abbiamo il contatore di trade, il ESEL trade e buy trade. Il contatore di trade cos'è? È la somma dei trade sell e dei trade buy. Praticamente è la somma totale delle operazioni fatte all'interno di quella candela. Poi vedo all'interno di quella somma abbiamo tot trade sell aperti e tot trade buy aperti, quindi posso farmi un'idea di quello che sta succedendo all'interno della candela. Bene, adesso se io utilizzo timeframe a 4 ore, va bene così. Cioè, non posso utilizzare perché c'è una funzione all'interno del pannello del footprint bar Statistic, c'è cioè una funzione che ti permette di inserire i trade ad alta frequenza. Purtroppo non, ecco qua, trade per seconds, non lo posso mettere perché su 4 ore non te lo calcola, quindi andiamo su un 5 minuti, per esempio. 5 minuti, cambiamo time frame giusto per farti vedere. Ha resettato i tick in questo caso su un 5 minuti, metto 60 tick che sono 30 euro ogni cluster. Andrebbe bene anche 40 perché sono 20 euro ogni cluster, quindi va bene anche 40, tanto per essere precisi. Allora, come si fa ad inserire il counter trades ad alta frequenza? Vado qui, contatore di trade, e faccio inserisci. Inserisco che ci voglio mettere all'interno di questa cosa qui, il volume no, che ci mettiamo i trade. Benissimo, che trade vuoi calcolare? Fammi il trade totale per secondo, la colorimetria mettiamo, che ne so, verdina, va, mettiamo la verdina. Naturalmente più trade si scambiano e più il verde è acceso, ok? Poi voglio mettere i trade ad alta frequenza long e short. Ovviamente, quindi
Vado in treat nuovamente, set per second, questo lo faccio rosso, ecco qui, più o meno, oh, ma che brutto colore, perché non me lo clicca, maledetto, vabbè, lasciamo questo colore qui, e poi metto i buy e i trade in acquisto, ok, e lo faccio buy per second, e lo facciamo verdino qua, ecco, anzi un po' più, eccolo. In questo caso riusciamo a vedere ad alta frequenza che sta succedendo. Guardate su questo ribasso qua, su questa candela, quanti trade hanno fatto, no? Hanno fatto un botto di trade, sia long che short. Hanno cercato di contrastare questo ribasso, i compratori, rimbalza, poi torna giù, vabbè. Voglio dire, avete dei valori, avete dei dati validi, analizzati sui volumi e sulla quantità proprio di operazioni che vengono effettuate sul sottostante, che vi possono dare una visione molto più dettagliata di quello che sta avvenendo sul mercato, ovviamente. Quindi sapere cosa vedere fa tanto. Poi ognuno di noi ha le nostre strategie, ognuno di noi ha una metodica nel leggere, nell'interpretare tutte queste robe qui, tutti questi numeri, questi dati. Naturalmente io cerco di semplificare mettendo anche delle colorimetrie, no? Poi attenziono delle aree e vado più nel dettaglio, ma non è che sempre vado a leggere tutte queste robe qui, no? Solo in particolari frangenti. Poi quando voglio analizzare magari un movimento lo faccio anche, però per lo più mi basta dare un occhio, so che mi trovo su un'area di massimo, ma qua ci sono stati incastrati un bel po' di long, tra poco parla Christine Lagarde, ecco fatto che se non ha belle notizie per quanto riguarda anche i tassi di interesse in Europa, allora papà va giù. Ok, bene bene bene. Allora direi che vi ho detto tutto. Per quanto riguarda il template per analizzare time frame più veloci, te lo regalerò la prossima volta. La prossima volta andremo a vedere ExoCharts Desktop, la versione professionale di ExoCharts, però limitata al flusso dati di BitMEX. Quindi vediamo solo qualche cioè cosa in più rispetto alla versione web che solitamente utilizziamo, e se magari conviene fare un esposto ai proprietari dell'ecosistema della piattaforma, cioè agli ingegneri della piattaforma, chiedendo di includere altri flussi dati. Naturalmente l'unione fa la forza. Ultimamente hanno avuto un botto di adesioni dall'Italia, prima non se li filava nessuno, magari ci facciamo sentire, anche perché è stata adottata proprio dalla nostra accademia di insegnamento. Ok ragazzi, vi ringrazio come sempre, un bel like se vi è piaciuto questo video e alla prossima puntata. Ciao.